Sì, c'era curiosità di vedere un po' la squadra fare una partita la prima e sono soddisfatto perché chiaramente il valore dell'avversario è evidente che era diverso da quelli che dovremmo andare ad incontrare, però abbiamo visto un po' le cose che abbiamo provato, un po' di principi che abbiamo allenato in questa settimana, quindi sono contento. Prime Ecco, poi indicazioni. tifosi e gente che ha seguito la squadra, insomma già entusiasmo, diciamo che si parte col piede giusto su questo aspetto. No, beh, è importante che comunque i tifosi vengano e partecipino, facciano sentire il loro calore alla squadra, perché l'entusiasmo è sicuramente una cosa positiva e da alimentare. Prime indicazioni dopo una settimana di ritiro. No, buone, abbiamo lavorato con continuità, domani stacchiamo un attimo perché sono stato abbastanza un martello, però al di là di quello hanno buona predisposizione al lavoro, sono recettivi e hanno entusiasmo e quindi sono contento, devo fargli i complimenti, ma siamo solo all'inizio. Come trovato Monacchia l'abbiamo visto in grande spolvero. Vabbè, sta bene, dai, un giocatore che ha dei valori assoluti e conosce bene la piazza, sta bene, è dentro il gruppo in maniera assoluta, quindi è un grande vantaggio, un valore aggiunto per la squadra. Buona indicazione anche da parte dei giovani. Sì, ma non, avranno bisogno di tempo e di fiducia, però sono giocatori di qualità. Mister, ti chiedo una cosa, di qualità scrivo. No, ti stavo chiedendo la cosa che ti è piaciuta di più in questo primo provino, magari la cosa che ti è piaciuta di meno, le solite domande che si fanno dopo il primo test. Ma di meno non aver potuto utilizzare tutti i giocatori. Però è sempre così, durante il ritiro c'è qualcuno che ha qualche problema, bisogna prendersi i giusti rischi e quindi è normale che qualcuno non abbiamo potuto vederlo all'opera, questo mi dispiace, però avrà modo di ritagliarsi e di farsi vedere. E le cose positive tante, dalla qualità un po' nel gioco a provare a attaccare un po' più verticali, alternando a momenti invece un po' più di palleggio e nello stesso tempo nella fase difensiva essere molto aggressivi a momenti un po' di attesa. Dai, abbiamo provato, l'avversario ci permetteva di provare un po' tante cose. Arriva Chiorra, arriverà un esterno d'attacco, insomma Matova che sta completando il puzzle. Sì, ci mancano ancora dei giocatori e lo sappiamo e speriamo di centrare gli obiettivi per essere il più completi e il più pronti il prima possibile.